Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo qui con Lisa Piccola. La volta scorsa abbiamo parlato degli stivali, di come prendersi cura comunque del nostro stivale affinché duri più a lungo, e oggi volevamo parlarvi di una cosa importantissima, ovvero il corpetto o gilet protettivo integrale. Parliamo dei corpetti protettivi perché sono fondamentali, sono importantissimi, bisogna utilizzarli sempre quando si monta a cavallo. Infatti da quest'anno la FISE, ovvero la Federazione Italiana degli Sport Equestri, ha cambiato il regolamento e il regolamento nuovo prevede che tutti i cavalieri e tutte le amazzoni under 18, quindi minorenni, hanno l'obbligo di indossare durante l'attività sportiva il corpetto protettivo. Il corpetto protettivo ci protegge la schiena, quindi la colonna vertebrale e anche il tronco, ed è rigido sia nella parte anteriore, che è quella che si allaccia sul petto, sia nella parte posteriore, quindi quella che va a coprire tutta la colonna vertebrale. Infatti è importantissimo scegliere il corpetto della nostra misura. Difatti c'è anche una guida alle taglie che di solito trovate all'interno del corpetto, che vi indica come prendere le vostre misure. Come potete vedere qui nel libretto che c'è all'interno della confezione del corpetto, trovate la guida alle taglie che ci indica come prendere correttamente la misura della larghezza delle spalle e dell'altezza della schiena. Di gilet paraschiena ce ne sono tantissimi, di tantissimi tipi, però noi per la nostra scuola di equitazione abbiamo identificato questo in particolare, della Tattini, perché riteniamo sia molto valido. Ha delle caratteristiche secondo noi importanti, ovvero innanzitutto è di un materiale traspirante. È sfoderabile e quindi lavabile, e qui ci sono le indicazioni all'interno per lavarlo, ed è regolabile da entrambi i lati. Come potete vedere, si può aprire da entrambe le parti e potete regolarvelo come volete. Come dicevo prima, ci sono tantissime tipologie di gilet protettivi, ma questo in particolare è un gilet integrale perché protegge anche la parte davanti, mentre alle volte troviamo solo i corpetti che proteggono la parte della schiena. Quando andate a comprare il corpetto protettivo, verificate sempre che sia omologato, quindi che abbia la normativa CE EN 1621. Allora adesso io e Elisa vi faremo vedere come si indossa. Si indossa come un normale gilet. Lo allacciamo con la cerniera e poi qui a lato potete regolarvelo. Chiaramente deve essere bello aderente, non dovete indossarlo largo. Allora, è importantissimo prendere il corpetto della vostra taglia, deve essere aderente, deve toccare esattamente qui, a fine della schiena. Poi ve ne accorgete sicuramente quando salite in sella, e dopo vi faremo vedere, che il corpetto non deve battervi sulla paletta della sella. Allora, mi avete chiesto se il corpetto può essere indossato sopra o sotto la giacca. Si può indossare in tutti e due i modi. Chiaramente deve essere comunque aderente e non deve impedire il movimento quando siete in sella. Non deve neanche impacciarvi, perché altrimenti rischiate che cadendo potete farvi più male che bene se prendete un corpetto che non è omologato, che comunque non è adatto al vostro fisico. Noi abbiamo scelto questo della Tattini e vi lascio il link in descrizione. Questa è una chicca in particolare del corpetto Tattini, perché questa è una parte dell'imbottitura rigida che va a proteggere le vertebre cervicali. Molti utilizzano il corpetto delle moto ad andare a cavallo, ma io e Lisa vi consigliamo fortemente di utilizzare quello specifico per gli sport equestri, perché è più adatto alla tipologia di movimento, alla posizione che si ha in sella a cavallo. Il corpetto Tattini è elasticizzato sia alle spalle che ai fianchi ed è anatomico.
Allora Lisa, adesso prepariamo il team e andiamo a fare la prova in sella del nostro corpetto. Il corpetto non deve essere comodo solo in sella, ma anche quando siamo a terra durante la fase di preparazione o di sellaggio del nostro pony o cavallo. Questo perché deve proteggervi anche durante la fase di pulizia o di preparazione del cavallo, o anche solo nella gestione del cavallo da terra, è sempre una protezione in più. Era il video sui corpetti protettivi. Se vi è piaciuto questo nuovo video, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e guardate altri video. Ciao!